13 aprile 2023, ecco a voi il DJI Inspire 3. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Avete visto che drone fantastico? Andiamo a vedere un po' le caratteristiche di questo drone pensato per la cinematografia aerea. È uscito oggi, è una bomba, tantissimi miglioramenti rispetto alla versione precedente che qui sul canale vedete in tutti i video perché fa parte della mia sigla, ma non ci resta che passare sul mio Mac e andiamo a vedere un po' le caratteristiche del nuovo Inspire 3. Eccoci qua ragazzi, guardate che spettacolo di drone, DJI Inspire 3, bellissimo il design, bellissimo questo colore, guardate, è tutto integrato, braccetti in carbonio, è davvero meraviglioso. Padroneggia l'ignoto, questo è il motto. DJI Inspire 3, drone pensato principalmente per la cinematografia aerea con fotocamera 8K all-in-one, ma la vedremo tra un attimo. Scendiamo e vediamo dei particolari legati a questo drone, principalmente rispetto al discorso aerodinamica. È un drone che presenta integrato davvero tutto, ragazzi. Per quanto riguarda la velocità, da 9 metri al secondo passiamo a 10 metri al secondo, velocità di picchiata rispetto al modello precedente, e da 6 e 4 metri al secondo la salita e la discesa passa in entrambi i casi a 8 metri al secondo. Anche il tempo di volo è stato aumentato fino a 28 minuti per un drone che pesicchia, ragazzi. Non è un inoffensivo, ovviamente. Guardate qui che bel design. Abbiamo tutto integrato, vi ho detto, nel telaio, dalla fotocamera FPV ai sensori di visione, eccoli qui, sensori antiostacolo. Bella anche questa immagine dall'altro, quindi al discorso schede micro SD slot di memoria. Abbiamo poi tre configurazioni classiche per quanto riguarda i braccetti: braccetti in giù con la camera che può ruotare fino a 80 gradi verso l'alto, quindi per delle riprese incredibili, le state vedendo qui, delle riprese in cui il drone può davvero creare qualcosa di dinamico. Poi abbiamo la rotazione della camera a 360 gradi, ragazzi, quando abbiamo i braccetti posizionati nella modalità standard verso l'alto, e poi la modalità di trasporto in cui i braccetti si mettono orizzontali. Ecco qua, perfetto. Dettagli curatissimi in ogni particolare. Ragazzi, ve lo faccio vedere subito. Acquista ora, è un drone da 15.199 euro nella versione base. Guardate, una batteria 349 euro, chiave di licenza per RAW, per DJI Inspire 3, 1.900 euro.
è un drone ovviamente pensato per scopi cinematografici, e lo stesso vale per la camera che vedremo tra un attimo. Piattaforma di volo ad alta precisione, ha il sistema RTK centimetrico, il RTK sfrutta delle stazioni a terra qualora abbiamo segnale e lo prendiamo tramite la piattaforma internet. Se non abbiamo la copertura, a quel punto lì basterà utilizzare una stazione di terra, il modello che vedete qui, il DRTK2, per avere un ulteriore punto. Le stazioni di terra vanno a integrarsi poi col sistema satellitare GPS Beidou cinese e Galileo per avere davvero una precisione al centimetro, quando invece sistemi standard GPS hanno anche errori di 1-2 metri. Guardate che bello che anche il DJI RC Plus, che è il DJI RC professionale. Orientamento a doppia antenna, sono in totale 4. Potenziata la capacità di anti-interferenza magnetica, sono antenne ceramiche sovrapposte e sono integrate due davanti e due dietro. Waypoint Pro è pensato per la cinematografia aerea, abbiamo diverse modalità che comprendono anche il Dolly 3D e non solo, queste sono pensate proprio per un sistema di punti, ma legato, ripeto, alla cinematografia. Rotte di volo ripetibili più volte per provare con dei percorsi magari diverse scene, stuntman e così via. Il Dolly 3D è l'effetto in cui noi andiamo, guardate che fantastico, si vede proprio una scena di un film o comunque ricreata per far capire le potenzialità di questo drone. Capite bene che nella cinematografia questi effetti permettono davvero, da un punto di vista di inquadratura, di ripetere la scena tutte le volte che vogliamo, e magari la rifaremo solo per l'interpretazione sbagliata magari di un attore, ma non di sicuro per l'errore sulla camera. E poi abbiamo la sicurezza di fare passaggi come questo, sceglieremo i punti precisi durante l'azione, noi andremo a fare tutto nella maniera corretta. Ovviamente abbiamo modalità follow e modalità spotlight al massimo, ragazzi, questo è un drone, ripeto, da 15.000 euro. Rilevamento in tutte le direzioni, in totale a 9 sensori, sono camere fisheye, quindi ad ampio campo visivo, come tutte le camere ovviamente bisogna stare attento alle condizioni di luce. Abbiamo poi sensori ovviamente di visione inferiore che servono a stabilizzare il drone in assenza di segnale GPS, e comunque sono sensori di antiostacolo rivolti verso il basso. Qui vediamo bene la posizione di tutti i sensori. Possiamo anche personalizzare il rilevamento degli ostacoli, è una nuova funzione, possono essere praticamente disabilitati in maniera indipendente per evitare che magari in qualche ripresa come quella che stiamo vedendo sotto rischiamo di avere magari qualche rallentamento perché l'ostacolo è troppo vicino, ma siamo in sicurezza, allora a quel punto lì possiamo andare tramite il display in maniera semplice a disattivarli. Fotocamera FPV ultra grandangolare per la visione notturna, è questa centrale, il sensore da 1 su 1,8 pollici, grandangolare a 161 gradi, e quindi qui offre capacità di rilevamento della luce davvero impressionante, 1080p 60 frame per secondo. Questa è una camera che serve al pilotaggio, non serve per le riprese. Qui andiamo a vedere il confronto con la camera precedente, guardate che salto di qualità, soprattutto sulle dimensioni del sensore, che poi si traducono anche nel ritorno video 1080p 60 fps. Guardate che impressionante la differenza di risoluzione. Ma passiamo al vero fulcro di questo drone, serve per la cinematografia, andiamo a vedere il sistema delle immagini full frame, ragazzi, 8K, sensore da 8K appositamente progettato per questo drone, è dotata di un ultimissimo sistema di elaborazione delle immagini, il CineCore 3.0, che supporta questo tipo di risoluzione a 25 fps, e soprattutto video in Apple ProRes Pro, file davvero grandi. Qui andiamo a vedere la dimensione della camera del sensore Zenmuse rispetto alle versioni precedenti, è impressionante. È ovvio che utilizzare sensori del genere porta a risultati cinematografici che noi hobbisti ci scordiamo, ma ci sta tutto, ragazzi.
Qui altre caratteristiche, doppia ISO nativa, qui ci permette di avere ovviamente meno rumore, immagini cristalline anche con scarsa luminosità. Ovviamente qui il limite, ragazzi, è il mio schermo, non è la qualità della camera. Comunque, avere un sensore del genere produce questo di risultato, 14 stop di gamma dinamica. Tanta, tanta, tanta roba. Qui ci sono varie caratteristiche sugli obiettivi, c'è tutto un parco di ottiche dedicate. Qui vediamo un 18, un 24 mm, un 35, un 50. Per quanto riguarda i colori, sistema dedicato DJI Cinema DCCS, per avere proprio un ritorno a livello di colori che va al di là delle LUT. LUT che trovate sul mio canale per i droni consumer della DJI. Andiamo avanti, vediamo altre caratteristiche, ma quella che mi interessa di più è davvero questo sistema di trasmissione, controllo video, OcuSync 3 Pro. Qui vediamo DJI RC Plus 1200 nit. Questo sottosuolo e non dà nessun problema. Monitor da 7 pollici. Fra qualche anno avremo un 7 pollici a 1200 nit anche sui nostri droni consumer, ragazzi. Abbiamo poi l'uscita HDMI che permette, soprattutto durante il lavoro, di vedere anche ai nostri collaboratori nel team le immagini che stiamo andando a fare, soprattutto a chi serve al regista che ci dà le indicazioni. Autonomia di questo RC Plus 3,3 ore, si può estendere a 6 ore con una batteria esterna. Ne avevo già parlato del DJI RC Plus. Ha poi la nuova applicazione DJI Pilot 2, un'interfaccia dedicata proprio alla cinematografia, è pensata per ottimizzare l'utilizzo di questo nuovo drone. Abbiamo poi la cinghia in dotazione, mi sembra al minimo perché anche la RC Plus costerà un botto, ovviamente. Qui abbiamo un pochino il confronto del sistema di trasmissione tra i due droni, l'Inspire 3 e il precedente Inspire 2. Guardate solamente la distanza, ragazzi, credo che sia ovviamente la distanza in FCC mode, non quella in CE. Passa da 7 a 15 col controllo singolo, a 12 col doppio controllo e soprattutto poi lo vedete il ritorno video che arriva in risoluzione live, ragazzi, 4K 30 frame per secondo. Connessioni indipendenti per il doppio controllo, qui anche da un punto di vista sicurezza, tanta tanta roba. Compatibilità ovviamente con tutto l'ecosistema della DJI. Lo vedete qua nella sua valigetta che costerà tipo un rene, però è bella. Bella come giusto che sia. Sistema doppia batteria, guardate che spettacolo. Nuova stazione per ricarica batterie, guardate quante. SSD da 1 TB incluso e serve per forza, lettura massima 900 MB per secondo. E ancora qualche immagine del nostro drone. Eccoci tornati, una bomba davvero anche nel prezzo. Scrivetemi cosa ne pensate nei commenti. Dovete capire che è un drone pensato per la cinematografia, per avere davvero il top, per avere le immagini che poi andiamo a vederci nei film o su Netflix. Ciao ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un bel like, iscrivetevi su tutti i miei social. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!